Bentornati al Board Game Studio, lo studio televisivo allestito da Lucca Comics e Games in collaborazione con Giogonomicon.net. Abbiamo qui con noi Emanuele Pietrangeli, l'autore di Boss Monster, un gioco dalla grafica molto accattivante e retro da quanto vedo. Sì, il gioco è appunto, da come già richiama la copertina, è ambientato e vuole ricreare quelle che sono le atmosfere di quei giochi classici in stile a scorrimento laterale, diciamo anni 80, inizio anni 90. Quella è l'ambientazione del gioco. Ed appunto i giocatori interpretano dei boss, i classici boss di fine livello, quelli che vengono affrontati alla fine del quadro, diciamo. I mostroni finali, il boss finale che si trova alla fine del livello. L'obiettivo appunto del gioco è quello di richiamare, quindi adescare gli eroi per poi poterli eliminare. Quindi il giocatore che per primo raggiunge 10 anime, quindi 10 punti, è il giocatore che vince la partita. Ma se l'eroe riesce ad arrivare fino al boss senza essere sconfitto, infligge una ferita. E a 5 ferite il giocatore è eliminato. Ok, quindi ogni giocatore fa un boss di fine livello e deve eliminare almeno 10 eroi, ecco. Okay. Se 5 di questi eroi lo raggiungono, lui è finito. Finito, sì. E quindi è possibile vincere anche se si è l'unico sopravvissuto. Ok, e che mezzi ha per eliminare l'eroe il mostro? Okay. L'obiettivo è chiaramente, quindi, prima di tutto richiamarlo e poi avere mostri e trappole in grado di poterlo sconfiggere. Quindi i giocatori nel corso della partita costruiranno un dungeon. Tu qui già hai messo delle carte. Sì, questo è un esempio di una partita, diciamo, a metà partita, forse più verso l'inizio. Ok, noi non abbiamo una carta che identifica che boss siamo noi? I boss sono questi. Ah, ok, quindi quello saresti te. Sì, saresti io. Saresti io. Questi sono i boss, quindi ogni giocatore ad inizio partita riceve un boss casualmente, volendo si può anche scegliere chiaramente. Sono 8 i boss disponibili nel gioco, ognuno si differenzia per un potere, il potere di level up, ed è un potere attivabile una sola volta durante la partita, nel momento in cui il dungeon raggiunge 5 stanze, che è il massimo per ogni giocatore. Inoltre ognuno ha anche un'icona tesoro che rappresenta il tesoro che poi servirà per richiamare appunto gli eroi. Quindi questo è il boss di ogni giocatore e accanto a questo si verrà... Ok, quindi qui abbiamo una sorta di partita per due giocatori. Sì, questo diciamo... Il boss qui è Robobo e qui abbiamo Cerebellus. Sì. Ok, uno con una spada e uno con un librone. Okay. Sì. Questo punteggio in basso, punti esperienza, serve solamente per determinare l'ordine del gioco. Si parte da quello che ha un maggior valore e poi in ordine discendente. Qui quindi si può vedere una sorta di dungeon. Perché nel gioco c'è una prima fase in cui gli eroi vengono scoperti, vengono rivelati. Questa è la zona che viene detta villaggio, qui vengono rivelati gli eroi. Se ad esempio questo fosse nel turno precedente, c'è un eroe rimasto, vengono scoperti due eroi perché siamo due giocatori, appunto. Gli eroi sono, ad esempio, vengono rivelati questi due. Quindi abbiamo Boden, un guerriero, e un altro mago. Ok, ma il chierico che già c'era? Il chierico resta, perché è possibile, adesso andando avanti si capirà meglio, è possibile che degli eroi rimangano dal turno precedente. Ok. Gli eroi sono quindi i quattro classici tipi di eroi, quindi abbiamo il chierico, il guerriero, il mago e il ladro, le classi base. E ognuno quindi si differenzia per tipo di tesoro che va in cerca e i suoi punti vita, la salute dell'eroe. Questi sono eroi base, che hanno quindi da 4 ad 8 variano di base. E se sconfitti danno un punto, un'anima, ma se arrivano fino al boss infliggono una ferita, la gocciolina di sangue. Più avanti nel gioco, quando termina il mazzo degli eroi comuni, vengono rivelati degli eroi epici, che hanno dei valori di punti vita molto più alti, e però valgono 2 anime, infliggendo 2 ferite. Ok, quindi... Più ricompensa e più pericolo. E più rischio, assolutamente. Quindi nella prima fase vengono rivelati gli eroi, vale dal numero di giocatori, e si pesca una carta stanza, che sono queste, il vero motore del gioco, quelle che permettono di costruire il dungeon. Nella fase successiva di costruzione, i giocatori, in ordine di turno, ma chiaramente i giocatori poi più esperti possono fare in maniera contemporanea, piazzano una carta
coperta nel proprio dungeon per costruirla. Ok, scusa un attimo, di partenza tipo noi siamo i due giocatori, sì, abbiamo già delle carte di queste in mano o le peschiamo volta per di volta? Di partenza nel setup i giocatori hanno 5 carte stanza e 2 carte incantesimo. Okay. Le carte incantesimo sono delle carte con poteri più disparati perché sono molto varie. Uh-huh. Quindi abbiamo la frana, annientatrice, l'assassino, sono carte one shot, cioè vengono utilizzate e scartate, e permettono sia di contrastare gli altri ma anche aiutarti per sconfiggere gli eroi. Dopo questa mano di partenza, sempre di setup, si costruisce una prima stanza. Okay. E inizia il turno vero e proprio, come vi ho mostrato, quindi scoprendo eroi, pescando una nuova stanza e con una nuova fase, una fase costruzione. Va bene, andiamo avanti. Quindi si piazza coperta una carta, okay, lo stesso fa tutti i giocatori. Sì. Nel posizionare, nella costruzione, abbiamo due opzioni: costruire accanto alle stanze già presenti, mm-hmm, rispettando il massimo di 5, o sopra un'altra stanza, andando proprio a sostituire. Se la carta viene messa al di sopra di un'altra, quella sotto non è più attiva, ma nel caso in cui la stanza viene distrutta, quella sotto torna visibile, è attiva. Okay. Il limite per la costruzione sono alcune stanze, sono dette stanze avanzate, come ad esempio un centro di riciclaggio, mm-hmm, contraddistinte da un'icona dorata, oltre, sì, ad averse scritto, che possono essere costruite solamente sopra, perché sono una sorta di upgrade delle stanze, solamente sopra, ma devono avere un tesoro almeno in comune. Quindi questa ad esempio potrebbe essere costruita qui sopra o anche qui. Ok, sì. Queste sono stanze avanzate. Comunque, tornando quindi alla fase costruzione, si può ad esempio scegliere di costruire qui e ad esempio un altro giocatore costruire qui. Quando i giocatori hanno terminato, sono, sì, d'accordo, le carte vengono rivelate, cioè costruite. Durante questa fase di costruzione è possibile interferire con carte incantesimo e con le abilità delle altre stanze. Quando sono tutti, insomma, si è finito, si scoprono e le carte vengono quindi costruite ed eventualmente vengono attivate poteri di carte, come ad esempio la cripta del Mimic, che dice quando costruisci questa stanza attiva, eccetera. E quindi quello è un effetto che si risolve nel momento in cui la carta viene rivelata. Perfetto, ok. Sempre nella fase costruzione un ulteriore effetto che può essere attivato è appunto il level up, che dicevo prima, che si attiva nel momento in cui io nella mia fase costruzione, ad esempio, costruisco la mia quinta stanza, attivo il level up in automatico e quello parte il potere per finito, per, cioè nel senso adesso esaurito per il termine della partita, si usa una volta e basta. Ad esempio Robobo obbliga gli altri giocatori a distruggersi una stanza. Ok. Cerebellus più sulla magia pesca 3 incantesimi, sono differenziati anche in quello. Terminata questa fase costruzione c'è una fase richiamo, che è una fase automatica in cui gli eroi vengono estradati verso i dungeon, cioè gli eroi si muovono e verso i dungeon. Come funziona questa estradazione? Sì, una sorta di maggioranze per tesori, nel senso ad esempio il mago richiamato dai libri andrà nel dungeon dove trova più libri. Ne abbiamo due e due, quindi due. Quindi abbiamo due e due, in situazione di parità l'eroe resta qui, ed è appunto il caso che dicevo prima, che avevamo già un chierico presente dal livello. Era stato dall'imbarazzo della scelta. Non sapendo dove andare rimane deciso e resta in villaggio. Abbiamo poi per esempio un guerriero, Boden, qui abbiamo tre spade, conta anche l'icona tesoro del boss. Sì, lì ad esempio, abbiamo solamente una, quindi lui viene attirato da questo. Si piazza all'ingresso del dungeon. Il chierico, qui abbiamo uno, lì zero, quindi anche questo si sposterà qui. Chiaramente, essendo per tesori, se avessimo avuto tre guerrieri, tutti e tre guerrieri sarebbero mossi verso qui. Quindi questa fase richiamo molto rapida, automatica. Gli eroi devono affrontare il dungeon. C'è una fase avventura. E la fase avventura ricalca proprio quella che è un po' quello che vuole richiamare il gioco, questa cosa gioco a scorrimento. E quindi l'eroe inizia ad avanzare attraversando le singole stanze una dopo l'altro e subendo i vari danni. Quindi, ad esempio, entra nella prima stanza, subisce un danno, ne ha 4. Sì. Arriva a 2 danni, 3-4 danni. Qui viene sconfitto. Quando è sconfitto lo metto da parte e realizzo un punto. Ok. Nel caso in cui, dopo nel secondo eroe, questo chierico da 8, 1, 2, 3, 4, arriva con 2. Arriva qui, ancora vivo, mi ferisce, quindi io posso segnare la ferita subita, una goccia. Chiaramente durante la fase avventura è possibile attivare come al solito carte trappola e le abilità delle altre carte. Per fare un esempio abbiamo ad esempio il teletrasporto, sì, che permette di teletrasportare all'inizio del dungeon l'eroe. Quindi ad esempio questo chierico è entrato qui avendo subito 6 danni, giocando il teletrasporto ritorna all'inizio.
chiaramente poi è possibile, ci sono vari effetti, combinarli conoscendo meglio le carte, perché ad esempio qui abbiamo il nido di succhia cervelli, che se un eroe muore qui dentro, quindi muore precisamente qui, pesco una carta incantesimo. Quindi posso fare in modo, posso giocarmi il teletrasporto per... Senti, le carte incantesimo lì, stregoneria, come hai detto? Incantesimo, scusa. Si possono giocare anche contro gli altri avversari? Contro altri avversari. Possiamo Quindi fare un posso esempio. Facilitare gli eroi che sono nel loro dungeon, oppure possono distruggere gli stanze, togliere gli effetti, insomma cose di Sì, sono genere. Effetti vari, ad esempio il più classico è l'assassino, che ad esempio dà più 3 di vita all'eroe di un avversario che sta avanzando nel dungeon di un avversario, ma ce ne sono anche diversi, c'è il classico controincantesimo per annullare gli effetti di altre, paura per far fuggire degli eroi dal dungeon, abbiamo il congelamento per disattivare carte, quindi abbiamo effetti vari, damigelle, poi chiaramente effetti per aiutarci noi, come ad esempio una damigella in pericolo che può servire per richiamarci un eroe senza dover avere necessariamente i tesori per richiamarli, come se fosse una trappola per chiaramente richiamare il maggior numero di eroi. Quindi si fa una fase avventura, tutti gli eroi vengono processati, quindi attraversano il dungeon, quindi o si elimina guadagnando un'anima o si subisce la ferita e inizia un nuovo turno con nuovi eroi scoperti e con pescando una carta, nuova fase costruzione, richiamo e avventura. E quando si innesca la fine del gioco? Al termine del turno si controlla se un giocatore ha raggiunto le 10 anime, quindi i 10 punti. Quindi è il primo che raggiunge 10. Ricordando chiaramente che gli epici ad esempio hanno un valore di 2 anime. Se il giocatore, se un solo giocatore ha raggiunto 10 o più anime è il vincitore, altrimenti subito c'è l'ultimo turno. No, immediatamente. Quindi a fine turno si vede la condizione di vittoria. Come il vecchio Golden Goal. Sì, si vede la condizione di vittoria. Però prima della condizione di vittoria si verifica la condizione di eliminazione, cioè se comunque ho 10 punti ma ho subito 5 ferite o più, sono comunque eliminato. Ok. L'unico altro caso di pareggio può verificarsi se più giocatori arrivano a 10 o più. In quel caso si fa una differenza tra punti e ferite. Altrimenti chi arriva prima è il vincitore. Tutto questo, quindi il gioco è molto lineare, è molto semplice da insomma immediato, molto è sulle abilità ed è appunto pure per questo che è stata una scelta di voler localizzare questo tipo di gioco, perché aveva una dipendenza massiccia dal testo e per questo motivo abbiamo scelto proprio di voler localizzare in italiano questo. Questa è stata la scelta. Presentate solo in italiano? Non una versione inglese? Non questa è la... No, perché questa è una localizzazione di una versione americana. Questo originariamente fu un Kickstarter di un paio di anni fa. Adesso la Brotherwise, che è la casa editrice, ha deciso, insomma, sta facendo partire le localizzazioni. L'italiana è la prima, insieme a, adesso parte quella polacca, se non è la tedesca credo inizio anno, quindi adesso sta iniziando ad essere tradotto un po' in tutte le lingue. È uscito appunto il 2 in versione americana. L'idea nostra è chiaramente vedere come verrà accolto il gioco per poter poi sviluppare l'espansione. Questo lo state presentando qua a Lucca o l'avete anche portato in altre fiere? Adesso a Lucca prima fiera in assoluto, perché il gioco è 2 settimane che è disponibile. Ah ok, ma quindi è molto... lo state facendo provare adesso in fiera? Sì, è in demo, sì, abbiamo 2 tavoli per farlo provare. Quindi è a disposizione per chiunque volesse insomma fare una partita di prova, giusto solo per sapere il funzionamento base. E come sta andando? Già ieri c'è stato un giovedì insomma abbastanza intenso. Sì, noi siamo una casa nuova, per noi è la prima Lucca da editori, quindi posso dire che credo molto bene. The Boss Monster ha chiaramente dalla sua un impatto visivo che attira molto anche solo alla vista. Poi fa piacere vedere che comunque chi lo prova poi spesso lo acquista. Quindi oltre all'aspetto chiaramente grafico accattivante ha anche un aspetto di gameplay che comunque diverte soprattutto. Ok, ho capito. Beh, insomma, effettivamente è un gioco rapido e come ho detto prima la grafica molto carina. Sì, parte da quello assolutamente. È la prima cosa che colpisce, credo. Anche noi ha colpito per quello, quindi all'inizio abbiamo voluto per quello, perché ci capita di giocarlo spesso, quindi abbiamo detto casomai proviamo a vedere se c'è la possibilità di farlo. Ok, ti ringrazio. Grazie a te. Ti auguro buona fortuna per questa distribuzione e alla prossima allora. Okay. E una buona Lucca. Grazie Ciao. A te. Ciao. Ciao.